benvenuti a Comedy Storytelling, la narrazione del percorso professionale dell'artista senza tralasciare la sua vita privata. Oggi parliamo di una comicità nuova, contemporanea, che parte dal web e diventa virale. Con noi Chris Klun, benvenuto. Ciao, ciao Ale. Come ti viene in mente l'idea di fare dei video, metterli su YouTube e poi fare tanti follower? Allora, semplicemente io aspetto il trend topic. È l'argomento del giorno, ok? Se si parla di, che ne so, di tamponi, se si parla di scarpe della Lidl, io capisco che l'argomento è quello e quindi scrivo un video, un monologo che può andare sul web. Quindi ma uso appunto tu ti questo. Sei alzato una mattina e che hai pensato? No, la prima volta? Diciamo che il mio percorso è un po' strano perché io fino a 3 anni e mezzo fa facevo il cuoco a Parigi, quindi mi sono alzato a Parigi una volta. Sono sceso a Palermo, ho iniziato in un laboratorio, il TAC, che è un laboratorio comico di Tiziano che conosciamo e salutiamo. Ero lì ed ero qui per ferie. E mi hanno detto, ma perché non resti? E io ho detto, ma come? Faccio il cuoco, c'ho la casa acquistata a Parigi. Quindi avevi posso casa mai di restare? Un'altra vita, cioè avevi una vita parallela. Tutt'altra vita. Tutt'altra vita proprio, sconvolta proprio, completamente. In meglio spero. Quindi ho iniziato... sei sceso qua a Palermo, che è la tua città di esattamente origine, e poi fai questo provino. Esattamente, al primo spettacolo c'erano Tony e Manu, e Matranga e Minafò. Tony Matranga e Minafò, mi hanno molto visto e mi hanno detto, per Sicilia Cabaret e gli altri programmi su Rai 2. Mi hanno visto e mi hanno detto, perché non vieni a fare il programma? Io non avevo mai fatto nulla, facevo un robot, insomma, è comico. E niente, ho iniziato in questo modo, molto proprio alla cieca. Quindi, prima dal palcoscenico e poi sono venuti i video. Esattamente, mi hanno tipo obbligato, fai il web. Ho iniziato a fare il web e ha portato benissimo. E in quanto tempo sei riuscito a fare tutti questi follower? Diciamo ne hai 104.000 su Instagram, altrettanti su YouTube, quanti sono? Allora, ne ho 140.000 su Instagram, 545.000 su Facebook, 250.000 su TikTok, insomma. Diciamo numeri da Chiara Ferragni. Sì, sì, proprio, è uguale, vendendo nulla però. Li ho fatti in 3 anni pieni. E il tuo pubblico è un pubblico vario, perché comunque un pubblico italiano ti segue da tutte le parti d'Italia. Sì, fortunatamente sì. Ho scoperto questo quando un annetto e mezzo fa mi hanno scritto da Venezia, dice bello, ma non capiamo nulla. Quindi inizia, infatti lì mi sono italianizzato, i sottotitoli, ho iniziato più a prendere più persone appunto dell'Italia e non soltanto nostri, diciamo, in Sicilia. E i testi sono solamente tuoi o ti fai aiutare da qualcuno? No, sono solamente miei. Esclusivamente tuoi. Allora, facciamo così, per far capire al pubblico di che cosa stiamo parlando, facciamo vedere un video. Okay. Uno dei tuoi video è molto carino perché parla della relazione con la tua compagna, la tua fidanzata. Sì. E lì devi andare a comprare gli assorbenti. Degli assorbenti. E quindi vediamo che cosa succede. Vediamo tutto in questa clip e poi ritorniamo in studio. Amore, potresti farmi un favore? Dimmi. Potresti andarmi a comprare un pacco di assorbenti? Ma in che senso? Io devo andarci, è complicato. No, dai, è semplice, mi devi prendere solo quelli con le ali. Ma perché hanno gli assorbenti con le cosce? Sì, e anche quelli col petto, ma che discorsi sono? Dai, per favore, ho un sacco di cose da fare oggi. Va bene. Grazie. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Oh, vedi, lo sapevo. Qua c'è giorno, notte, a mezzogiorno. Io non lo so, io non ne capisco niente. La figliola la chiamo. Ma tanto sono sicuro che la chiama, non mi risponde, perché mai ce lo era, non è che lo sono per chiamare. Ah, guardaci, eh. Vabbè, lo sapevo, non mi risponde nessuno. No, veramente sto impazzendo. Scusa, posso aiutarti? Sì, grazie. Devo comprare gli assorbenti per la mia ragazza. Ok, ci sono quelle con le ali, senza ali. Con le ali. Flusso, com'è? Abbondante o macchie?
leggero. In che senso? Cioè, ha il flusso proprio leggero o proprio a fiumi? Il capello con musolino, io che ne saccio, signorina, dico. Li vuole interne o esterne? Ci sono gli assorbenti interni? Sì, sì, ce li sono quelli esterni, quelli interni, cioè alcuni che danno fastidio. E lei come lo usa, esterno o interno? Ma che cazzo? Mi sta chiamando la mia... Mi sta chiamando... Cazzo, mi hai tarifato. Amore, ascoltami, devi dire gli assorbenti come devono essere. Con le ali l'ho capito. Ah, ok. Giorno. Perfetto. Ok, la postata ce vai tu. Va bene, grazie. Ciao, ciao. Mamma mia. Allora, dovrebbero essere questi, chiavi. Ho trovato... Ah, belli, assorbenti. Compa, fa ancora la Billy con gli assorbenti. Che fai? Io ormai questo problema non ce l'ho più, per un bel pezzo pure. L'ha lasciata. No, l'ha messa incinta. Auguri. Ma il cretino vuole la sorpresa, vuole sapere stessa la nascita. Mica sape che film la va a cantare per due volte. Ehi, tu ridi. Sì, sì. Signorina, mi scusi per prima. Ma figurati, figurati. 2 euro. Prego. Sacchetto? Signora, sacchetto, il mondo sta andando a rotoli. Dobbiamo essere plastic free. Ma lo porto così in mano, non c'è bisogno. Ok, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Quando si ha una cosa, il sacchetto è superfluo. Yeah, addivente che sei signorina. Non ho capito. Sei venuto ciclo. No, ma non sono i miei. Ma sono esterni o interni? Signorina, un sacchetto veloce. Che è finito la salvaguardia del pianeta? Ma vaffanculo, pianeta, sta facendo male più la web, signora. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Così va bene! Madonna, avevi che fare innata! Questa è l'ultima volta che io compro assorbenti! Ah, amore, qua sei! Mi sono scordata a dirti una cosa! Se mi potevi prendere anche un pacco di salva slip! Mamma che... Nuovamente studio con Comedy Storytelling. Oggi con noi Chris Klun. E abbiamo appena visto uno dei suoi video virali, insomma, molto divertente. Esattamente, quello è stato un video che ha fatto 3 milioni, insomma. È un problema che hanno tutti gli uomini, sono imbarazzati quando devono andare a comprare questi assorbenti. Che per è le... vero, io proprio non ne capisco nulla, per me sono tutti uguali, invece no, ci sono quelli... È ovvio, è ovvio. E ora, molti di questi personaggi che stiamo vedendo in questi video virali su YouTube, li porti in scena in una rassegna, all'interno di una rassegna si chiama Comici dalle gare 2022 al Cineteatro Colosseum di Palermo. Tu sarai in scena? Sì, il 18 febbraio. Con lo spettacolo? L'ultimo uomo sulla terra. Di che cosa parli? Allora, si chiama in questo modo perché io affronto argomenti dove penso che sono rimasto l'unico a pensarla in questo modo. Esempio, no? Io critico chi usa il web tipo quando c'è la nonna che scompare e uno fa lo stato dicendo appunto ciao nonna, grazie di tutto. La nonna non ha Facebook, pensa nell'aldilà, se c'ha Facebook non lo leggerà mai. Ho immaginato questa nonna tipo e fa grazie mille, e vola tipo nell'aldilà. Quindi insomma parlo di questo, parlo anche della mia famiglia, di Parigi, dei viaggi. Appunto, abbiamo parlato tanto di questi viaggi, tu hai girato il mondo, nella tua scheda di presentazione sì. C'è scritto che hai girato il mondo e sei ritornato poi a Palermo. Più che il mondo, diciamo sì. Allora, dove sei stato? Sono stato a Los Angeles, Las Vegas, vabbè. Ma anche in perché Europa. Ballavi? Facevo il ballerino. Facevi il ballerino. Ho ballato per 10 anni, sì. Hai avuto 3 vite diverse in contemporanea, a quanto abbiamo capito, cinque vite. E queste vite le racconti? In un libro. In un libro, quindi hai scritto anche un libro? Sì, è uscito il libro, è uscito un mesetto fa per la Mondadori, che è storia e comica delle mie 5 vite, appunto, dove parlo del libro, dove parlo dei viaggi di Parigi, e dell'approccio appunto del teatro e del web. Una biografia, diciamo. E siciliani ne hai incontrati nel mondo? A Parigi sempre. Solo palermitani. Eravamo proprio una comarca. Ecco. E questo nome è Chris Klun, perché tutti poi sbagliano e dicono Chris Klan. Ecco. Allora, esattamente. Facevo il ballerino, facevo le battle, no? Uno contro uno. E mi chiamavo Chris Klun. Ah, Chris, okay. Da Chris Klun. Esattamente, okay. Perché facevo il comico. Chris da Christian, perché ti chiami Christian Modica. Modica. Quando sono andato a Parigi e mi scrivevo alle battle, io dicevo Chris Klun, dicevo, non c'è pas compris, Chris Klun.
Non lo sapevo, non conoscevano l'inglese. Chris Clown, niente. Lo scrivo, così. Ah, Chris Clown. Come clown? Clown è inglese, cioè internazionale. Loro cambiano tutto. E da lì è rimasto Chris Clown. Chris Clown. Che è il legame che ho per la Francia e per Parigi, che mi ha segnato tantissimo. E tutti questi luoghi, insomma, hai anche conosciuto dei modi diversi di cucinare e anche di approcciarsi al cibo. Tantissimo. E se noi andiamo su internet anche ne troviamo tantissimi, a quanto ho capito e a quanto ho visto da un tuo video. Esattamente. Diciamo che la rubrica questa qua, io ho cucinato le cose più brutte che ho trovato nel web, come questa qua della Quindi, pasta con ghiaccio. Realmente. Ora vediamo un altro spezzone molto carino di questo video, dove Chris Clun cerca di cucinare questa ricetta. Hai fatto un po' la benedetta parodi della situazione, ed è la pasta col Gatorade. E vediamo che cosa ne uscirà fuori. Vediamo questo video e torniamo in studio. Benvenuti nel secondo episodio di Ma che m***a ma mangio? Il format dove cucinerò le ricette più orrende trovate nel web. Cucinate da stranieri e non dovete dire che sono ricette italiane con la canzoncina pa, perché prendo un pacco di spaghetti da un chilo e tu sbatto un ta la faccia. La ricetta, cioè l'incidente culinario che andremo a fare oggi, è una ricetta abbastanza semplice. Il problema è che chi l'ha inventato o ha una sindrome rara alle papille gustative oppure non caca, cioè non è progettato alla defecazione. Si tratta di pasta e... Gatorade. Sì, la bevanda è quella che ti bevi dopo un'attività fisica, quella che contiene i zuccheri e una pare di cose, eh? Idda. Ovviamente, utilizzerò solamente 30 grammi di pasta perché mi pare male buttarla. Sì, lo so che c'è la gente che muore di fame, ma con 100 grammi di pasta si ci apre la fame, quindi dico. Come primo step, Gaviscon di là. Come secondo step, metteremo a bollire il Gatorade, la bella bevanda. Sì, non useremo l'acqua, ma metteremo la pasta proprio a bollire in questa cosa. E andiamo. Va bene così, questa la conserviamo. Andremo a calare la pasta, che in questo istante si troverà spaesata, abituata a essere buttata nell'acqua, si trova a spronta i puffo, dicono. E adesso impostiamo il timer. Alexa, timer 12 minuti. 12 minuti, a partire da ora. E quando? Se la fa partire dopo, ha diventato 89 minuti, Alexa. Intanto dall'odore e dai gas sprigionati, la glicemia mi è salita dalla signora del piano di sopra. Proprio un diabete. Nel frattempo che aspettiamo i 12 minuti, cerchiamo di entrare nella psiche dell'inventore. Compa, ma come ti è venuto di fare la pasta con Gatorade? O possiamo sapere che cos'è? O pollo con zebibbo? Una volta cotta la pasta, andate a prenderla e avrà questo aspetto molto blu. Ora, immaginatevi quando andrete in bagno. Cagherete un alieno. Al peggio non c'è mai fine. È rimasta questa Gatorade, non dobbiamo buttarla, ma dobbiamo aggiungere la farina. Voglio l'impressuero e cave. Per creare una cremina che poi andremo ad aggiungere sopra la pasta, tipo un sugo, no? Una volta ricavato un colgate, perché vado un dentifricio, l'andremo a mettere sopra la pasta, così, per andarla a rovinare. Che a rovinare, già la pasta faceva schifo. L'unica nota positiva di questa pasta è che quando scorreggio saranno energetizzanti. Sei stanco? Ti fai un aerosol dei miei peti e ti ripicchi. Ok, adesso andremo ad assaggiare, questa è la parte più pericolosa. Già che caramella. Cioè, nel video il tipo se lo mangiava realmente, ragazzi, non hanno uno stomaco, hanno un bunker nella panza di Christian. Ve lo giuro, non sto recitando, non si può mangiare. Non fatelo a casa, non fatelo ovunque, non lo fate. La ricetta finisce qui, se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciate un commento e all'inventore di questa ricetta possiamo dire una cosa solo. Ma bagacacciù, Gatorade, va. Nuovamente studio con Comedy Storytelling. Abbiamo appena visto questa ricetta realizzata dal nostro Chris Clun che abbiamo qui. Tra l'altro la reazione è vera. La reazione... Io mi sono sentito malissimo, sono stato male un giorno. Ma non perché l'ho ingerita, no, perché la sputo. Ma il sapore del Gatorade con la pasta in bocca era qualcosa di terrificante, tipo le Zimox, non si capisce, una cosa assurda. Ma poi hai interagito con quello che l'ha realizzata realmente e l'ha anche mangiata realmente? Sì, l'ho maledetto. Ah, non lo sa, non vi siete parlati, non gli hai detto, sai, ho provato. Americano, cosa tipo. Ah, era una cosa americana, ecco, non poteva mai essere una cosa italiana. No, se chi sia, è meno male. Ma tu nella vita di tutti i giorni ami cucinare? Tantissimo. Sì, ah, ti piace tantissimo, cucinare? Tantissimo, che cosa tantissimo. Ami cucinare? Io amo cucinare tantissimo il pesce. Ah, ok. La pasta,
Mi piacciono un sacco fare questi pesti, pesto al pomodoro, pesto di pistacchio, io proprio mi metto lì. Quindi e cucino. Ah, perché tra l'altro facevi il cuoco. Sì, facevo, facevo il cuoco. Ricordiamo che facevi il cuoco, quindi il cuoco. È tutto... E fare il cuoco a Parigi è la cosa più orrenda al mondo, perché il francese che non riconosce la cucina italiana e siciliana pretende di saperne, no? Mi è capitato una scena di un tizio che gli ho dato il cannolo e mi disse tipo, ma cos'è questa cosa dura? E io faccio, guarda, la scoccia, come la chiamiamo noi, mi fa, ma non esiste. Io ho detto, scusa, ma sono tipo, io sono stato a Palermo e non si mangia in questo modo, quindi non so lui che cosa ha mangiato. Vabbè, cioè, i francesi sono un po' così, vabbè, diciamo. Anche altre cose, no? Però hanno tanti lati positivi. E sì. Quindi, e queste cose le cucini, troviamoli, le cucini per te stesso o hai anche una dolce metà? Ho Giulia, che è la mia compagna, la mia vittima nel web. Quindi quella che abbiamo visto nel video. Sì, la regia è dello spettacolo, lo fa lei. Insomma, un po' di cose. Lei è proprio, mi supporta e mi sopporta allo stesso tempo, al 100%. Quindi, da quanto tempo state insieme? Siamo assieme da 3 anni. Ah dai, non è tantissimo ancora. Non è tantissimo, esattamente. Ora ci sposiamo il prossimo anno. Quindi uno scoop, ti sposi, quindi sì, credi nell'amore il 2 eterno. Settembre. Ma più che altro, alla fine, diciamo che secondo me, se convivi da 3 anni, diciamo che la differenza non sia un anello al dito, è questo, penso. Cioè. Sì, lo penso anch'io, diciamo, non c'è tanta differenza. Sì, esattamente. E quindi abbiamo acquistato casa a Carini, a luglio, una villetta, che ancora però è in ristrutturazione, perché onestamente ecobonus, superbonus e tutti i bonus mi pigliavo io e detto, ne approfitto. Stai parlando molto della tua vita privata, diciamo che qui rispetto agli altri che si sono mantenuti sul vago, tu ti stai aprendo, chi se ne importa, a chi importa. E questo spettacolo andrà in giro, a parte a febbraio il 18 al Colosseum. E per adesso non sappiamo nulla per il discorso di... Sì, per le restrizioni dovute al Covid-19, però ho contatti per Milano, per quindi, Torino, per Roma, ma aspetto le... La startup è a Palermo e poi ci sarà un tour nazionale in programma. Speriamo, come si dice, incrociamo le dita, tocchiamo ferro. Quali sono i personaggi, i video ai quali stai lavorando in questo periodo? No, io in realtà personaggi non ne faccio, cioè... Personaggi, nel monologo. Senso, su quali monologhi stai lavorando? In questo istante ho scritto un monologo sulla mia infanzia, sulla neve, a Piano Battaglia, non so se ci sei stata mai. Sì. Non so. Insomma, sto scrivendo questo perché mi ha segnato questa infanzia, diciamo, sulla neve che ci svegliavamo alle 5 del mattino e tu dici, ma che si fa? Si scioglie la neve se ci vai prima, che succede, no? C'era questo, dice, no, perché c'è la strada nelle Dolomiti, a Piano Battaglia, è qua dietro, insomma. E soprattutto c'era questa cosa che noi non usavamo, lo slittino, nello snowboard, nello sci, ma? Non i sacchini dell'immondizia. Ah, i sacchi dell'immondizia. I sacchi dell'immondizia, pericolosissimi, cioè pericolosi, tu ti spaccavi costole, gambe, ecco, però noi... scendevamo dalla montagna con questi sacchini. Ma di solito i bambini sono sempre molto incoscienti, quindi io ero proprio e sono di gomma, si dice, quindi si salvano sempre. E quindi sto lavorando su questo e poi su monologhi per la stand-up, che c'è questa nuova, diciamo, stand-up genere. Comedy. Stand-up comedy. Fai parte anche di Stand-up Comedy Sicilia. Sicilia, esattamente, ecco, il collettivo. Sì, tanti artisti che ci verranno anche a trovare. Ah, ok, bello. E ci sono diversi appuntamenti anche settimanali. Con chi si può Sì, ne avremo Roberto Nello. Ah, Robertino, certo, sì. Robertino. Fate diversi appuntamenti e prendete spunto dalla stand-up anglosassone, ovviamente. Esattamente. Sì, la stand-up è un genere, non è che è nuovo, perché comunque è sempre un monologo, però hai la libertà di parlare anche di argomenti un po' più piccanti, insomma. Sì, sono è un po' più spinta. Un po' più spinta. Io non sono il tipo di parlare di argomenti e spinti, però mi diverto comunque.
E speriamo che il pubblico si sia divertito in questa puntata di Comedy Storytelling. Abbiamo raccontato tanto anche di questa comicità nuova, virale, che in prima battuta passa sul web e poi sempre sul palcoscenico. Io ringrazio Chris Krull per essere stato con me. Grazie mille. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Comedy Storytelling.